Vai. Ci Andiamo? siamo? Siamo. Eravamo. Seconda puntata nel salotto dei Berto, vai con la sigla. Siamo alla seconda puntata del Salotto dei Berto. Intanto sono stati gli upgrade di tecnologia, di scenografia, di tutto. Dopo la grande, abbiamo qui grande successo della scorsa puntata. Grande successo, l'ha vista in 50, io l'ho vista 45 volte, quindi l'ha vista in 5. E abbiamo qui Dario, detto anche il dottor K, che ovviamente non può rivelare che è il dottor K, ma ormai. Esatto, no, io non, volevo dirvi che non sono il dottor K, ecco. Sono solamente un suo emissario, nel senso che mi ha dato pieni poteri per rispondere come perfetto. Se fossi il dottor K. Piena delega. Esatto, una specie di ambasciatore che non porta che pena, non porta però pena. Quindi mi hanno detto che potrebbe arrivare il dottor K dopo. Può darsi, il dottor K ha piani misteriosi e non segue le indicazioni di nessuno e non deve rendere conto a nessuno, e quindi ovviamente sai com'è, quando uno è un genio del male. È così, è un genio del male. Io intanto di potere. Volevo dire una cosa importante, che io vedendo la prima puntata e guardando il livello tecnico della cosa, ho detto devo assolutamente partecipare. Ovviamente. Ah, ringraziamo il nostro regista e montatore. Aspetta un attimo che mi tiro su. Schiacciato play. Partiamo a bomba con la prima domanda. Vai, visto che tu hai tipo 25 anni, credo di aver capito. Per arto. Sei un anziano. Mi hanno detto che hai visto anche suonare Ramones addirittura. Suonare Ramones a CBGB. No, vorrei che ci raccontassi un po' di quella che era la scena che noi tutti, insomma, siamo cresciuti un po' idolatrando, la scena punk rock degli anni 90. Ma Genova e non. Io sono sempre stato, partiamo con una grande verità, un tagliato fuori un po' da tutto, quindi in tutti i sensi. E ero vivo negli anni 90 e questo era qualcosa già, però non. Avevo un gruppo, qualcuno di voi se lo ricorderà, le Formiche Atomiche, e prima tra una serie di esperimenti, non del dottor K, più o meno riusciti, e ci si divertiva, c'era una scena molto, molto florida, quella a cui ambivamo di essere parte noi, era quella, diciamo, totale gara, giro lookout e compagnia bella, che a Genova, e non solo a Genova, aveva fatto una serie di epigoni più o meno fortunati. Però era divertente, c'erano dei concerti molto belli, c'erano un sacco di band che vivevano in Italia per la prima volta, uscivano tanti dischi che ora sono comunque iper considerati, quindi diciamo che era divertente, c'era musica. Io sono in realtà, essendo ancora più anziano, sono effettivamente. Ho cominciato sentendo gruppi ancora più vecchi che ancora oggi, insomma, cose banalissime, Ramones, Sbagliancesi hanno detto. Sex Pistols, insomma, le cose più banali che vengono in mente, ecco, quindi non. Gruppetti, ma c'è tanta differenza tra quel momento e questo? Perché noi, cioè, alla fine siamo qui perché ci facciamo un po' il culo, tra virgolette, senza fare chissà cosa, però cerchiamo di organizzare cose, fare, tenere vivo, quindi nel senso non abbiamo raffronto con il passato, anche se di solito dico, vabbè, era meglio prima. Prima si vince sempre, però di qualsiasi cosa, soprattutto di quel periodo 30-45, mi sembra che. Ma boh, ti dico, devo essere proprio sincero, sincero. E era molto simile, secondo me, se non peggio. Nel senso che è vero che c'erano più concerti di band magari più considerate. E la scena, secondo me, era molto più allargata perché venivano molte più persone ai concerti, certo. Anche amici miei che non hanno mai sentito quel genere di musica venivano a vedere i Queers quando sono venuti, queste cose qui, che è assolutamente impensabile. E a un certo punto ho degli amici che hanno mediato dei Ramones per andare avanti a vedere le ultime tournée che hanno fatto, le ultime due, che sentono Ramazzotti e la Pausini, cioè era una cosa diversa, nel senso che sentivano Ramazzotti e la Pausini anche all'epoca, quindi nel senso. Sono due gruppi oi, Ramazzotti. E Cazzotti e Ramazzotti. Poi le nuvole, orgogliosamente quindi era proprio diverso, secondo me, nel senso che c'era grande entusiasmo, legato poi c'era l'esplosione, che so, dei Green Day, degli Offspring, Blink 182, tutto questo tipo
di cose qui che avevano successo di classifica, che ora magari non c'è più, nel senso che alla fine, a parte quelli che sono rimasti, c'hanno 200 anni anche questi, sì, quindi, sì. Nel senso, però boh, io i concerti, quelli della Decite, ma anche di altre realtà, quella Terra di Nessuno, quelli degli ultimi anni al quale ho partecipato, secondo me non aveva niente da invidiare, nel senso comunque c'era tanta gente, più varia secondo me come abbigliamento, estrazione, età rispetto a quella che mi ricordavo di una volta. E, boh, secondo me, non te l'ho detto, non, adesso c'è tante novità, sono legate forse al discorso di internet e compagnia bella, c'è una visibilità diversa, registrare costa ancora meno, stampare dischi costa sempre meno, non li compra nessuno, sì, come una volta, e quindi il discorso è, da quel punto di vista lì, forse è più facile. Un concerto in particolare di quegli anni lì, degli storici a Genova, che proprio ti ricordi? Ah, guarda, Queers a Nessun Dorma, Queers a Nessun Dorma, che tra l'altro hanno messo anche nel DVD bellissimo, che vi consiglio, che ora non mi ricordo neanche come si chiama, c'è un DVD ufficiale dei Queers, che credo sia l'unico che hanno fatto, che ci ha speso, credo, $3, Maria Rumenta presa da gente, e c'è effettivamente un camera fissa, non mi ricordo chi l'ha filmato, e c'è quel concerto lì, intero, tra l'altro, era super stipato. Io si non conosce, so se... un giovane Matteino davanti, sì, con la Fiona, sì, esatto, con la Matteino aveva ancora il capello lungo, e era bello per tanti motivi, non fosse altro perché era super zeppo, quindi veramente era un... Si aveva la sensazione, sbagliata, giusta, che fosse arrivato qualcosa di nuovo, che poi ovviamente nuovo non era, insomma, vabbè, ce la siamo già raccontata, però ce ne sono tanti altri concerti di quegli anni belli, quello lì secondo me è stato uno dei più partecipati, e boh, tra l'altro si aveva la sensazione, non so se anche lì giustificato o meno, che loro stessi fossero un po' presi alla sprovvista, dal fatto che ci fosse così tanta gente e fosse così tanto entusiasta, che ci fosse qualcuno che conosceva comunque i pezzi, perché io non so se era la prima tournée europea, ma secondo me sì. Si dice di sì. Probabilmente sì. E quindi, nel senso, venire da un altro continente facendo una roba comunque legata a cose che secondo me, quando hanno cominciato a fare loro, era, non dico una cosa vecchia, ma diciamo il nuovo corso dei Queers, non quello hardcore, diciamo melodico degli inizi, ma quello più ramonziano, di Love Songs for the Retarded, sì, e compagnia, sì, bella. Boh, secondo me quel periodo lì era una roba già vecchia, allora erano già vecchi, tra virgolette, in realtà ci hanno avuto meno anni di quelli che io ho adesso, però rispetto alla generazione dei Green Day, per dirti, ci hanno avuto 15 anni di più, una roba, sì, del genere, quindi... Però no, quello lì è stato un bel concerto e l'ho rivisto anche recentemente in una qualità audio strepitosa. Allora, la seconda domanda è, allora, qua in qualità di delegato, avvocato che viene per parlare del dottor K, chiediamo se i permessi lo autorizzano. Prendiamo con le pinze quello che... Sì, sì, cioè con massimo rispetto, se ci può appunto raccontare di questo progetto del dottor K, musicale anche, ci hanno già riferito. Sì, il dottor K è un progetto che nasce alla fine degli anni 90, quindi veramente una roba preistorica, e che ti fa capire soprattutto quanto io sia sempre sul petto, nel senso che ovviamente stiamo parlando di 300 anni fa, e a me sono sempre piaciuti tanto i Misfits. Quindi io parlo come se fossi il dottor K, ma così per una finzione narrativa, sì, 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 perché sennò puoi usare la terza persona, sempre brutto. E, sono sempre piaciuti i Misfits, per me quando ho sentito i Misfits la prima volta ho scoperto un mondo che mi piaceva, c'era un discorso legato ai film dell'orrore, queste foto in bianco e nero, gli anni 50, poi non c'entrano niente, sono 20 anni dopo, però è tutto spostato. E questa voce era Elvis, c'era tutta una serie di cose interessanti, mi piacevano i film dell'orrore già all'epoca. E il problema che qual è? Che comunque io ho avuto un processo di maturazione molto 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 lento, quindi adesso faccio cagare. Nel 97 è proprio una roba, una specie di diarrea ambulante. Quindi, nel senso, abbiamo fatto quello che si poteva, era una specie di side project delle Formiche Atomiche. Okay. Abbiamo fatto un concerto solo, se non mi ricordo dove, Fitzcarraldo forse. Non mi ricordo se era Fitzcarraldo o se esisteva già in Lucrezia in questa denominazione, ma
abominevole. E credo ci siamo fermati a metà set, una cosa del genere. Litigando. No, io suonavo la batteria e cantavo, quindi c'era una cosa semplice. Sì, facile, come Phil Collins e altri batteristi punk famosi. Era abbastanza improbabile. Però i pezzi erano già quasi quelli di adesso, quindi hanno avuto una lenta maturazione, diciamo. Come il buon vino. E poi dopo un po' mi ripreso un attimo il... No, poi mille anni dopo mi è venuto in mente di, ora non so neanche quanti anni fa sono, due o tre direi, tre, boh, mi è venuto in mente di riprovare a, nel tempo ci ho provato cercando di incastrare, vale? C'era una specie di versione che mischiava Membri dei Guerrieri, tutta roba che siamo andati a fare una prova in saletta in varie decadi, diciamo, che però non ha portato assolutamente a niente, sino che poi non... è venuta fuori questa storia più recente che, boh, io sono contento, nel senso che alla fine è divertente, mi sembra che il dottor Capo sia contento, quindi io sai che in qualche modo devo sempre rendere conto. Non sono da solo, ho una formazione classica a quattro, fortunatamente ho smesso di suonare la batteria, e dice Paolo, vabbè, ha una lunga carriera, tra virgolette, anche lui che sa dagli anni 90, prima con i Guerrieri e poi ora nei Redbox, eccetera, eccetera, abbiamo suonato insieme ai Redbox un po' di tempo fa, e poi Matteo Pascotto e Stefano Pecchio a chitarra e basso rispettivamente. Applausi, che parlo. Applausi speciali. Esatto, risate. Molte le firme, diciamo. E niente, dai, diciamo che il... ci siamo trovati bene, ora purtroppo non si possono fare più tanti concerti, ma ora non so quando uscirà fuori questa cosa qui, ma magari fra... Tanto nessuno sa in che data lo si può dire, deve dire domani, ma in realtà... Avete mai sentito parlare degli Humo? A metà degli anni 60 in Spagna, a qualcuno cominciano ad arrivare misteriose lettere. Queste sono lettere tattilo scritte. Ci parlano di una società di un altro pianeta, gli Humo, o Umiti, come si definiscono loro. Queste sono lettere battute a macchina e gli Humo si scusano di questo. Questo perché loro hanno dei polpastrelli molto sensibili e non sono in grado di battere a macchina, hanno dovuto affittare un dattilografo per l'occasione. Loro credono di essere stati chiamati sul nostro pianeta da alcuni misteriosi segnali, ma in realtà sono qui per studiarci, oppure no. Queste lettere ne sono arrivate anche a alcuni esponenti italiani di vari comitati ufologici e anche a qualche scienziato. Parlano di un sistema diverso ovviamente da quello metrico decimale, parlano di distanze siderali, parlano di una società abbastanza fredda, basata sullo scientismo. E alla fine si chiudono tutti con una strana raccomandazione. Gli Humo chiedono, se possibile, di non divulgare il contenuto di questa lettera, di non parlarne con nessuno, perché loro vogliono rimanere qui con noi per più tempo possibile. Firmano questa lettera con il loro simbolo, che vedete qui. L'anno dopo, vengono avvistati nei cieli della Spagna alcuni misteriosi dischi volanti. E sotto questi dischi volanti c'è un simbolo, il simbolo del... Un libro, oggi abbastanza raro, che si chiama Un caso perfetto, verrà pubblicato sull'argomento. Vi invito a scoprirlo. Siamo ritornati in diretta, anche se non abbiamo annunciato la pausa, perché intanto ha suonato alla porta il misterioso dottor K. Prima abbiamo avuto tal Dario, che come abbiamo detto è stato nelle Formiche Atomiche e anche se non in questo singolo, per un breve periodo nei Rathbones, ma nulla c'entra invece con il Dottor K, dell'esperimento del Dottor K, copertina fatta da Emi, che poi hanno plagiato i Masked Intruder, che dopo denunceremo. Reduci da... Tra l'altro mi hanno già detto che è già partita la denuncia, già le porte di Masked Intruder verranno processati tra poco, per direttissimo. È appena uscito l'album... Terrore sul mondo anche in versione giapponese e uscirà tra poco, oppure nel tempo che montiamo il video forse sarà già uscito da un anno, il live alla Decite, I Vivi e i Morti, tutto per Flamingo Records. Si facevo questa marchetta tanto per fare due soldi. Bene,
siamo tornati con Dario, abbiamo parlato di poteri forti. In diretta, tra l'altro. Con dottor Kappa. Poteri forti. Che ha dovuto andare via perché aveva da conquistare il Belgio. Partiamo da tipo a risico. La Kamchatka. Quindi, ti chiediamo di sottoporti a questo esperimento sociale. Adesso ti elencheremo una serie di... celebrità del punk rock, okay. E tu ci dovrai dire se secondo te sono punk o poser. Punk o poser. The Weasel, punk. Fat Mike, punk. Ian McKay, punk. Billy Joe Armstrong, siamo già più sul posto. Lars Fredriksen, punk. Jairo Biafra, punk. Andrea Rock, cringe. E vi racconto tra l'altro un aneddoto bello sul poser e non poser. Sai che da me in negozio vengono tanti giovanissimi, tra cui metallari, punk, eccetera, e hanno preso in mano il libro Lord of Chaos, quello sulla scena del black metal, Burzum, eccetera, no? E parlavano, dicevano, no, fra, è una cazzata, è cringe. E tra l'altro pensi andati su Google a vedere forse vuol dire grunge. Grunge. Ma no, perché mica Burzum nel film a un certo punto beve la cioccolata calda, ma che cazzo è? E poi gli ho detto, ma secondo me non è che bevesse proprio solo sangue umano. Secondo me è che però il sangue quando si rapprende è marrone. Ma tra l'altro il sanguinaccio, cioccolata più sangue. Se secondo me bevesse sanguinaccio caldo, Burzum è così. Burzum è così, comunque. E volevo chiederti, in quanto portanome del dottor K, che ha dovuto andare via a conquistare il Belgio, se ci puoi consigliare 5, 4, 3, quello che vuoi, film per capire l'esperimento del dottor K e la sua musica. Cioè dei film che prima di ascoltare il disco me li devo vedere. 4 o 5 film? L'ultimo uomo sulla terra. L'ultimo uomo sulla terra è una specie di pre-Notte dei morti viventi, nel senso che è tratta dallo stesso racconto, I vampiri, di Matheson, direi, magari ve lo dico una cazzata incredibile, ma secondo me è quello. E l'hanno rifatto, no, Io sono leggenda, direi. E l'hanno rifatto anche come Io sono leggenda, con quelle cagate con Richard Smith, una roba del genere. C'è Caterina la rovescia. Per farti capire che qui c'è Vincent Price, non si può neanche, tra l'altro è un film abbastanza misterioso. Ah, sei razzista. Vincent Price nero. Esatto, ok. E, girato da Ubaldo Aragona, oppure no, non si capisce benissimo. Alcuni dicono che Ubaldo Aragona sia famoso, altri dicono che chi cazzo è, si è mai sentito. È uno pseudonimo? Boh, non lo so. Il film comunque è molto bello, è simile a Notte dei morti viventi, ovviamente, ma è stato fatto diversi anni prima, e girato a Beirut, tra l'altro a Roma. E andiamo avanti, se no vi parlo per un'ora e mezza. Poi cosa abbiamo? White Zombie, bellissimo film, dopo i fasti di Dracula, vede Lugosi nella parte di Murder Legendre, che è il Baron Samedi. E, o come si pronuncia, adesso mai capito, e, che è praticamente il capo del voodoo, quindi qui abbiamo sì sempre degli zombie, ma non sono gli zombie romeriani che si nutrono del cervello, ma sono questi poveretti che sono asserviti per tagliare la canna da zucchero e quant'altro. Questo Baron Samedi sostanzialmente è quindi una specie di caporale, nel senso che gestisce il lavoro nerissimo di questi poveri cristi e fa tutta una serie di cose interessanti, una bellissima performance di Lugosi che consiglio a tutti. Poi cos'altro? Suspiria è forse il mio film preferito di tutti i tempi, e parlo di Suspiria, quello di Argento, è un film molto interessante, un film visionario, non c'è quasi trama, nel senso che si scrive su un francobollo, però è bellissimo, secondo me è molto molto bello, riesce a superare quella che è ovviamente la scarsa cura degli attori, che ha sempre avuto Argento, tutto questo tipo di cose, con una fotografia incredibile, una musica che forse è la migliore mai prodotta dai Goblin. E è veramente uno dei film europei più belli secondo me, l'horror. E poi cosa abbiamo di interessante? L'Anticristo di De Martino, se non ricordo male, è un film molto carino, è una delle risposte, forse tra le poche risposte convincenti al filone esorcistico italiano. Bello. È molto carino. Un altro è Chi sei, un film che fa paura, che è un film che mi piace molto, che fa paura effettivamente, quindi state attenti se lo guardate. E ce ne sono tanti, diciamo la verità, noi siamo fortunati perché in questo momento, in questa fase storica in cui tutto è a disposizione di tutti, più o meno gratis, non vi dico come, a volte anche usando YouTube, per carità,
però si può vedere quasi tutto, si può avere quasi tutto e quindi bisogna solo avere tempo e voglia, quindi trovatela, dove il capo vi guarda, guarda voi i film che guardate. Quindi vi raccomando. Allora, bene, tra l'altro qua possiamo dar luogo anche a un dibattito, perché è una domanda che in realtà possiamo splittare a questi due personaggi. Ah. Voi cosa condividete, oltre a un fascino interessante? lavorate in un negozio di dischi, ok? Lavoriamo in due negozi di dischi, separati, gli nemici. Banalmente, che cosa vuol dire, che cosa significa lavorare in un negozio di dischi nel 2021, con tutto quello che diciamo comporta anche la rivoluzione musicale online, e un certo tipo di nuova musica che viene distribuita. Cosa noti rispetto al passato, cosa c'è di bello, cosa c'è che non funziona? Allora, tanto sono due esperienze abbastanza diverse, nel senso che io lavoro in un negozio che ha una storia molto lunga, che è uno dei baluardi pochi rimasti tra i negozi di dischi aperti a Genova, di quelli storici, la clientela, quindi è in parte diversa. Dico in parte perché la seccatura più grande dal mio punto di vista, che ormai sono stanco, e stufo e centenario, è che dopo un po' viene sempre la stessa gente che gira sempre gli stessi negozi, quindi almeno una buona fetta dei miei clienti sono anche i suoi clienti. Il problema è che sono i peggiori, nel senso che sono matti, vedo, c'è un cazzo da fare tutto il giorno e viene a tediare noi in qualche modo, e questa è la parte peggiore, diciamo. Credo che ci abbiano anche gli altri negozi non di dischi, però secondo me ogni tipologia merceologica ha un tipo di matto diverso. I dischi ce l'hanno di un certo tipo, magari i libri hanno un sottoinsieme simile, ma non proprio così. I negozi che vendono ferramenta ne avranno ancora altri, quindi diciamo che la gente ogni tanto è un po' difficile. Però no, vendere dischi è bello più che altro per il fatto che io ho la fortuna, e penso anche lui in questo caso, di fare una cosa che mi piace, di essere in mezzo a un ambiente che mi piace, è una delle mie passioni, quindi voglio dire, è normale che come tutti i lavori, quando devi lavorarci, ci sono delle giornate che non hai voglia, delle giornate che non vorresti sentire niente, però diciamo che ci si barca meno. Un po' di vecchi continuano a comprare dischi e un po' di giovani hanno cominciato a comprarli, okay. Quindi si fa quel che si può, ma siamo abbastanza fiduciosi per il futuro, nel senso che alla fine è importante che ci sia una sorta di ricambio generazionale, anche perché sennò. E ora è un po' come con i film, come dicevamo prima, volendo si può avere, sì, tutto, certo. Forse si può avere troppo, nel senso che comunque è anche difficile, secondo me, orientarsi in un mare magno gigantesco di miliardi di canzoni. Una volta, nel bene e nel male, ti chiedevi al tuo amico o al negoziante o al tuo fratello maggiore qual è il disco che devo comprare dei Metallica, e lui ti diceva nessuno fa schifo. Oppure il negoziante diceva compra questo, è Reload perché mi è rimasto lì. però il discorso è comunque potevi sentire uno per volta, e quando ce l'avevi, visto che nessuno era miliardario, te lo consumavi, che fosse bello o che fosse brutto. Sì, sì, sì. Quindi è giusto, è sbagliato, sono nostalgie di un mondo che non esiste più e che non ne frega un cazzo a nessuno, non si sa. Però secondo me fare un percorso a volte è formativo, avere tutto assieme subito potrebbe non essere formativo allo stesso modo. Io posso dire solo che non è così vero che si comprano pochi dischi, secondo me sono poche persone che comprano troppi dischi, cioè nel senso che sono tipo 100 clienti che comprano una marea di dischi, un tempo tutti avevano 20 CD in casa, però c'era tutta Italia, quindi bene o male, sì, sì, il CD di Natale l'avevi venduto a tutti quanti. Io ogni tanto nelle case delle persone vedi c'è sempre Smash degli Offspring, come c'è quello di Ramazzotti e Cazzotti, e niente, no, posso dire solo che è un lavoro complesso dal mio punto di vista, perché essendo nato come cosa punk c'è sempre il discorso poser non poser di prima, quindi perché vendi questo, perché a quel prezzo, perché siamo poveri, tendenzialmente è quello, e niente, no, però io concordo abbastanza sul fatto che adesso c'è anche una conoscenza talmente bulimica delle cose che alcuni clienti sono veramente super specifici, cioè quello che mi chiedeva, se Emanuela se lo ricorda, il pop punk, l'uomo del pop punk,
che in realtà intende tre gruppi, ma la sua idea di pop punk, io potrei dirgli, sì, ma vuoi i Green Day o vuoi, no, lui diceva tipo Screeching Weasel, Queers, perché per lui era quello, però per lui, cioè, quindi anche molta difficoltà col fatto che un tempo punk voleva dire che ti prendevi una volta i Sex Pistols, una volta i Clash, una volta gli Screeching Weasel, poi adesso avendo internet puoi dire a me piace quello con quattro accordi e mezzo, sì, sì, a me sì, piacciono sì, solo i Satanic Surfers super tecnici. Invece secondo me l'unica cosa un pochino più brutta rispetto al passato, appunto questa super specificità, a me piacciono ancora i Metallica, non quelli di Reload, come mi piacciono gli Screeching Weasel, come mi piacciono i Satanic Surfers, perché la vedo più tipo mi piace il rock, e del rock ci sono cose che mi piacciono e non, quindi è giusto quello, ma non volevo rubarlo. Niente, niente, non capisce mai un cazzo, e non mai dal panificio, di tipo che farina usa, fatti i cazzi tuoi. No, volevo farti questa domanda tra pochetto, il cliente ha sempre ragione? Purtroppo sì, perché non c'è più. Soprattutto ricordiamo che i ragazzi sono innocenti. I ragazzi sono innocenti, come dicevano. Chiaro, no? Giusto. Ci sono artisti nuovi, voglio dire, degli ultimi 15 anni, no? Degli ultimi due giorni, o generi musicali nuovi che hai approcciato, che ti piacciono, che segui, che ti affascinano? No, devo essere sincero, no? Non è uscito niente che mi abbia colpito in maniera particolare, e quindi non... Io poi lavoro in una differenza di loro, che sono degli elitari, rompiballe, lavoro in un negozio generalista, e quindi... Ho provato a sentire la nuova generazione di indie italiano, non li capisco. Non li capisco, il che non vuol dire che facciano cagare necessariamente, sì, sì, sì. Nel senso che provo a sentirli, ma non li distinguono dall'altro, boh, mi dirai, tra tutti quelli che fanno Ramon's Core, magari uno che li sentirà fuori non li distinguono dall'altro, io magari sì, quindi boh, semplicemente non erano per me, devo ancora capirla, non lo so. Tante altre cose invece, ora va tutto il discorso di trap italiana, sì, e compagnia bella, per me è tanto distante da quello che sento normalmente, quindi a parte casi incredibili come Young Signorino che trascende ogni categoria, il resto... No, tra l'altro devo dire una cosa abbastanza importante, ho sentito tipo le ultime due canzoni di Young Signorino, fa roba normale adesso, ah, sì? Fa roba più trap, sembra una canzone di Rama, tipo, roba così, roba brutta. Brutta ma in un senso diverso. Sì, sì, così. Non lo segui più, quindi? Ho provato a seguirlo per scusare. Io la tiro fuori le chat dei nostri messaggi su Achille. Achille Lauro purtroppo sta facendo il passo troppo più lungo della gamba, nel senso che ha fatto uscire 4 album nello spazio di un anno, tutti di repescage e minchiate. Quindi secondo me è divertente il fatto che faccia arrabbiare la gente. E questo secondo me è sempre un pregio, la gente si dimentica sempre che una delle cose fondamentali del punk, qui immagino che sia grande polemica, ma quindi vuol dire che è punk, ma c'è un cazzo, è che la gente deve dare fastidio in qualche modo, sì, sì. In un'epoca di politically correct lui non dà fastidio perché dice beli sti cazzi in televisione, che tanto ormai lo dicono tutti, ma dà fastidio perché riesce a urticare quelli che continuano a dire non sa cantare, ma l'hanno già fatto, ho capito, allora, perché invece il resto non l'ha già fatto, quindi sì, il discorso è che il problema è che come tutte le cose secondo me costruite in qualche modo a tavolino, non tanto per l'industria discografica ma da lui o chi per lui come progetto, farà presto a mostrare la corda o no? Boh, magari invece mi stupisce. Però è uscito un secondo libro di Achille Lauro. Un secondo libro? Perché c'era un primo? Non lo sapevo. C'era però, ricollegandoci a questo, i mitici Viagra Boys, erano i Viagra Boys, mi sembra di sì, vabbè, in una delle ultime robe che hanno fatto uscire su YouTube prima dell'album, dicevano che la cosa più divertente della loro musica sono i commenti dei quarantenni, sì, su YouTube sotto, che dicono, ah, però questa l'hanno copiata da, questa l'hanno ispirata da, e loro intanto... si bevono delle birre, si fumano dei cannoni e fanno musica e se ne sbattono il cazzo, come è sempre stato. È ovvio che la musica si ispiri a qualcun altro, se no, se uno non ha le mitiche Shags di cui ho parlato in questi giorni, che le chiudevano in casa, ci hanno suonate, gli altri, meno male. Allora vi faccio una domanda, il punk è un genere che può evolversi o no? Nel senso, tutti i generi musicali hanno questo, a parte forse certe robe di musica sperimentale
cose del genere, hanno questo grande problema. Se sei uguale a quello di prima, sì, sei bravo, sei rimasto, però cazzo, sempre uguali. Se invece cambi, dici, però non so più quelli di prima. Ah, userò una metafora. Bravo. I Pokémon. Allora, il Pokémon evolve, no? Sì. E diventa sempre più cazzuto e delle particolari diverse, però ha sempre delle caratteristiche di quello precedente. La musica nei vari generi secondo me dovrebbe essere un po' così. Cioè ci sta che rimanga Charmander, ma ci sta che ci sia anche Charizard. Andiamo con l'ultima. Allora noi chiuderemo sempre il salotto di Berto, noi vogliamo comunque dare fastidio, no? Perché il nostro è un programma che dà fastidio ai poteri forti e ai poteri cringe. Diremo due artisti, due cose diverse, due cose. Dovrai scegliere tra una delle due, bianco o nero. Mr. The Experience, Riverdale's. Vasco, Ligabue. Porco due, nessuno dei due non si può. No, non portarmi uno. Vasco. Max Pezzali o Alberto Camerini? Alberto Camerini. Ignoranti o guerrieri? Ignoranti. Farinata o focaccia di Recco? Farinata. Profondo Rosso o Esorcista? Profondo Rosso. Questa è cattiva. Monica è rimasta sola o la città verrà distrutta all'alba? La città verrà distrutta all'alba. Metallico o Iron Maiden? Iron Maiden. Bene. Applauso. Alla prossima puntata, portavoce del dottor K, il dottor K che è intervenuto nel salotto di Berto. Ah, ringraziamo i Mordflex, il nostro sponsor. Ti ringraziamo tanto, se vuoi lasciarci una massima. No.